Ringrazio Fausto Baratta perché tanti di noi giovani, per rispetto dell'anzianità, del ruolo, volevano appunto che lui fosse il presidente del Consiglio Comunale. Lui in aula ha comunicato a tutti quanti noi che è stato il traghettatore di questa nuova generazione, quindi vuole un'apertura a 360 gradi sulla città, e lo ringraziamo, ne prendiamo atto, e al prossimo Consiglio Comunale sicuramente ci sarà il nostro Presidente. Io pensavo che da questo Consiglio Comunale l'opposizione poteva svolgere già un ruolo pieno di collaborazione, anche perché usciamo da un momento di post pandemia, ci sono tante difficoltà, ma una parte dell'opposizione, come hanno dimostrato già in campagna elettorale, dimostrano ancora una volta che non vogliono contribuire, e spero per loro che possano capire l'importanza di quanto è importante, appunto, scusatemi il gioco di parole, collaborare per il bene comune. Nei primi 100 giorni vogliamo portare a termine il nostro programma elettorale. Abbiamo fatto partire già Sora Città Pulita, quindi tante zone di Sora sono state già pulite. Abbiamo fatto partire anche il progetto dei redditi di cittadinanza, quindi dal 2 novembre 25 nuove unità sono qui con noi a darci una mano. Da gennaio ce ne saranno altre. E ci sarà Sora Città del Natale, poi ci occuperemo della videosorveglianza. Come ho già detto prima, è arrivato già un finanziamento importante per la videosorveglianza e le fototrappole, e poi l'ultimo intervento sarà il nuovo parco pet friendly per tutti i nostri amici a quattro zampe.